Ancora un anno positivo per l'assemblea di bilancio CIA Conada 2013, crescono fatturato e vendite nel 2014, ci saranno ancora più investimenti e saranno per circa 100 milioni. La sala che vedete alle mie spalle si sta riempendo perché tra poco partirà questa importante assemblea che vede appunto tutti i soci qui raggruppati dalla Romagna, Marche, Veneto, ma non solo, anche Friuli, Venezia e Giulia. Questo è CIA Conad, commercianti indipendenti associati. Effettivamente anche quest'anno il bilancio porta dei numeri molto positivi, nonostante il periodo dal punto di vista socio-politico molto difficile, le nostre strutture, i punti vendita, la rete, tutto nel suo completo ha dato dei risultati estremamente positivi. È vero, un territorio molto vasto, anche disomogeneo, che va da Ancona fino a Trieste, quindi copre 4 regioni, tante province. Sicuramente la Romagna è il nostro territorio dove maggiormente sviluppiamo i nostri fatturati e dove storicamente siamo più insediati. Oggi speriamo di qui a breve di poter intraprendere un percorso che ci porti a sviluppare ulteriormente nelle regioni dove siamo meno presenti, che sono il Veneto e il Friuli, ma sempre con la nostra formula, quindi di associativa, dei soci che gestiscono e mantengono l'insegna Conad all'interno dei propri centri abitati. Il marchio Conad e anche questo format dei superstore che si sono rivelati vincenti. Voglio nominarne uno, il Bengasi qui a pochi metri, ma tutti gli altri superstore. Sì, è un format che noi stiamo sviluppando e dove noi crediamo da tanti anni, perché coniuga la velocità di spesa, l'assortimento, un assortimento massimo soprattutto nel mondo dei freschi, con un completamento di quello che è, che noi definiamo l'extra alimentare, quindi tutta quella che è l'accessorioristica non legata alla spesa quotidiana. È un format che sta ottenendo molti successi proprio per la tipologia di struttura che coniuga un assortimento e dei prezzi con un piano promozionale molto competitivo. Veniamo da un 2013 che, per quanto riguarda i nostri risultati, registriamo un 4% nella rete, quindi il risultato è sicuramente importante e, come ha detto giustamente, in netta controtendenza rispetto a quello che si è verificato su scala nazionale, che registra una decrescita del circa il 3% e, dato anch'esso importante, una decrescita a valore corrente, cioè compreso anche le nuove aperture, di un circa un punto e mezzo. Il nostro dato è un dato che lo possiamo riscontrare non solo nella nostra cooperativa, ma a livello nazionale nella rete Conad, che significa che la nostra insegna ancora una volta è tra quelle che riporta risultati superiori alla media. Questo ci fa assolutamente piacere. Siamo un po' più preoccupati per quanto riguarda l'anno in corso, il 2014, che oggettivamente lo guardiamo con un po' meno sorriso sulle labbra. È vero che quello che si dice, che molto probabilmente ed è così, che la fase di recessione sta ultimandosi, però sappiamo che alla fase di recessione fa sempre seguito la fase di stagnazione. I consumi sono decisamente fermi, sono al palo, la disoccupazione è ancora decisamente alta, sono tutti elementi negativi, solo in parte di fatto mitigati da un po' un ottimismo che si comincia a vedere, ma è molto molto labile. Questo cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che noi abbiamo previsto un 2014 per tutto l'anno in una logica di totale immobilismo. I nostri soci, i soci imprenditori, perché sono soci che gestiscono dei punti vendita, sono correttamente la nostra vera grande forza. La nostra forza che la si sviluppa nelle varie formati che i nostri associati gestiscono, che vanno dai punti vendita di prossimità fino ad arrivare agli ipermercati. Questi sono quelli che noi siamo, questi, e su queste basi che noi continuiamo a creare sviluppo. Vi do un numero che per noi è estremamente importante, ancorché impegnativo. Noi, tra gli investimenti recenti e quelli che abbiamo messo in programma e pensiamo di sviluppare nei prossimi 5 anni, investiremo complessivamente come cooperativa 650 milioni di euro. È una cifra importante. È una cifra che investiremo su tutto il territorio, che coinvolgerà la pressoché totalità dei valori sulla crescita della nostra base sociale, che, come dicevamo, è il nostro vero patrimonio. Noi ormai non parliamo neanche più di crisi, secondo noi è cambiato il modo, l'approccio di fare spesa da parte dei consumatori, l'approccio al consumo in quanto tale, che probabilmente è più razionale, più ragionato, anche forse più intelligente, e quindi è cambiato la modalità di spesa.
Da questo punto di vista occorre aumentare come distributore lo sforzo per dare ancora più convenienza. E da questo punto di vista noi abbiamo deciso di non inasprire ulteriormente il nostro piano promozionale, che è già estremamente ricco, estremamente vario, ma di trasferire convenienza tutti i giorni. L'abbiamo fatto tra l'altro come Conad, abbassando per 6 mesi e 6 mesi, a seconda dei prodotti, i prodotti principali del paniere di spesa delle famiglie, e quindi tutti i giorni uno può costruire un suo paniere con dei prezzi particolarmente convenienti, ma lo stiamo facendo anche sui prodotti della marca industriale. Stiamo trasferendo convenienza tutti i giorni, perché pensiamo che il consumatore non debba inseguire le promozioni, ma debba trovare ogni giorno la convenienza che cerca. Convenienza grazie anche alla strategia logistica che voi avete adottato, parlo di Agorà tra le tante. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto un investimento importante nell'area logistica, fondamentalmente con un sistema che consente oggi, grazie a questa introduzione nuova che abbiamo fatto, di consegnare tutti i giorni ai negozi i prodotti freschi in orari antelucani, e quindi sostanzialmente il negozio ogni giorno può aprire con i prodotti che ha ricevuto durante la notte o la mattina presto, e quindi garantendo da questo punto di vista la massima freschezza possibile al consumatore, perché convenienza deve comunque per noi di Conad voler dire sempre qualità, salubrità e piacere di fare la spesa. Noi abbiamo deciso un po' di tempo fa di trasferire convenienza non solamente nell'ambito alimentare, ma in altri ambiti, dalle parafarmacie agli ottici e ad altri settori. I carburanti ci sono parsi il settore in cui ancora di più fosse necessario introdurre concorrenza e quindi trasformare questa concorrenza in convenienza. L'abbiamo fatto con grandissima difficoltà, perché aprire dei distributori per noi è una fatica assoluta, però vediamo che dovunque li apriamo, fra un mese apriremo il quarto, dovunque apriamo questi distributori si mette in moto un meccanismo concorrenziale molto forte che produce convenienza. Lo stiamo facendo noi, lo stanno facendo le altre cooperative Conad, contiamo di proseguire su questa strada. Conad Card è il nostro strumento di pagamento, ormai i consumatori lo conoscono, dà convenienza perché consente di addebitare sul proprio conto corrente la spesa all'inizio del mese successivo, e quindi sostanzialmente con oltre un mese di dilazione nel pagamento, senza avere costi per il cliente. Non solo, ogni mese attribuiamo a quello strumento vantaggi ulteriori, sia attraverso convenzioni che coperture assicurative, che vantaggi dedicati ai clienti. Tra l'altro Conad Card oggi è uno strumento nazionale, e quindi da Aosta fino a Palermo posso utilizzarlo nei negozi Conad. Le scuole, noi abbiamo sempre teso a dare una mano alle famiglie, e sapendo che il sistema scolastico è particolarmente in difficoltà, abbiamo cercato di abbinare attività nostre, ovviamente promozionali, ma con un fine utile, con un fine di vantaggio per le scuole. E quindi l'anno scorso abbiamo fatto un'ulteriore operazione molto importante, quest'anno contiamo di coinvolgere oltre 700 scuole, speriamo di arrivare alle 800, e quindi dare a queste scuole tutta una serie di strumenti multimediali che sono quelli necessari per la formazione oggi dei ragazzi. Siamo assolutamente soddisfatti dei risultati ottenuti sulle vendite complessivamente intese, e in questo caso anche per quanto riguarda i prodotti a marchio. Abbiamo raggiunto e superato il 35% di quota di mercato, abbiamo l'ambizione di poter crescere anche nel corso dei prossimi anni, e questo lo faremo mettendo in campo delle strategie a livello di marketing legate alla promozionalità e bassi e fissi, che è l'operazione che tutti i consumatori possono apprezzare nei punti vendita e anche nelle comunicazioni che facciamo radio, TV, è una di queste, ma il sviluppo della quota del marchio passa anche per l'innovazione di prodotto, di contenuto e di servizio che i nostri prodotti hanno e dovranno avere sempre di più in futuro, quindi allargamenti di gamma, sviluppo su prodotti freschissimi come carne, pesce, ortofrutta, tutto il mondo di quello che è l'ambito dell'extra alimentare, casalinghi e quant'altro, e poi anche uno sviluppo di marchi particolari, rafforzamento di marchi particolari quali il biologico e il sapore dintorni. E quando si parla di persone, credo che il Conad di risorse ne metta veramente tante, tutte quelle dei propri soci, con un'assemblea di bilancio ancora in netto positivo. Ciò vuol dire che lavorano bene e soprattutto riescono a capire le esigenze delle persone. Mi smentisca se ho torto, Presidente.
No, lei ha centrato il problema. Questa è una cooperativa e il CONAD in generale è un'organizzazione che riesce a interpretare in maniera corretta i bisogni delle persone, gli andamenti dei consumi e quindi in questo senso viene premiato anche dagli stessi con una fedeltà e un incremento delle vendite che è del tutto significativo. In un panorama dove sono evidenti i segni della crisi, questo è un esempio positivo di come è possibile anche in periodi difficili poter realizzare ottimi bilanci, soddisfare i propri clienti e dare anche un ristorno significativo ai propri associati.